La legge di Faraday Neumann-Lenz è un principio fondamentale dell'elettromagnetismo che descrive il fenomeno dell'induzione elettromagnetica. Questa legge, formulata grazie ai contributi di Michael Faraday, Franz Ernst Neumann ed Emil Lenz, rappresenta uno dei pilastri della fisica moderna e ha numerose applicazioni pratiche nella tecnologia contemporanea. Il cuore di questa legge è il concetto di flusso magnetico. Il flusso magnetico, attraverso una superficie, è definito come il prodotto scalare tra il vettore campo magnetico B e il vettore area A della superficie. In termini matematici, il flusso magnetico φ è espresso come φ uguale B per A. Quando questo flusso magnetico varia nel tempo, si genera una forza elettromotrice indotta in un circuito che racchiude tale superficie. La legge di Faraday-Neumann stabilisce che la forza elettromotrice indotta in un circuito chiuso è direttamente proporzionale alla rapidità con cui varia il flusso magnetico attraverso la superficie delimitata dal circuito stesso. Matematicamente questa relazione è espressa come epsilon uguale derivata di φ diviso derivata di t, dove epsilon è la forza elettromotrice indotta e derivata di φ diviso derivata di t rappresenta la variazione del flusso magnetico nel tempo. Il segno negativo in questa equazione è di fondamentale importanza e riflette la legge di Lenz che costituisce la seconda parte di questa legge unificata. La legge di Lenz afferma che la direzione della corrente indotta è tale da opporsi alla causa che l'ha generata. In altre parole, il campo magnetico prodotto dalla corrente indotta si oppone alla variazione del flusso magnetico originale. Questa legge può essere compresa attraverso vari esperimenti e osservazioni. Un classico esempio è quello di una bobina di filo conduttore collegata a un galvanometro. Quando un magnete viene avvicinato o allontanato dalla bobina, il galvanometro registra un passaggio di corrente. La corrente fluisce in una direzione quando il magnete si avvicina e nella direzione opposta quando si allontana, dimostrando così la legge di Lenz. Un'importante applicazione di questa legge si trova nei trasformatori. Un trasformatore consiste in due bobine avvolte su un nucleo di materiale ferromagnetico. Quando una corrente alternata scorre nella bobina primaria, produce un campo magnetico variabile. Questo campo magnetico variabile induce una corrente nella bobina secondaria. Il rapporto tra le tensioni nelle due bobine è proporzionale al rapporto tra il numero di spire delle bobine stesse, permettendo così di aumentare o diminuire la tensione secondo necessità. La legge di Faraday-Neumann-Lenz è anche alla base del funzionamento dei generatori elettrici. In un generatore, un conduttore, solitamente sotto forma di bobina, viene fatto ruotare all'interno di un campo magnetico fisso. Questa rotazione causa una variazione del flusso magnetico attraverso la bobina, inducendo così una corrente elettrica. Questo principio è utilizzato nelle centrali elettriche per convertire l'energia meccanica in energia elettrica. Un altro fenomeno importante descritto da questa legge è l'autoinduzione. Quando la corrente in un circuito varia, il campo magnetico da essa prodotto varia di conseguenza. Questa variazione del campo magnetico induce una forza elettromotrice nello stesso circuito, opponendosi alla variazione di corrente originale. Questo effetto è particolarmente evidente nelle bobine con molte spire e spiega perché la corrente in un circuito induttivo non può cambiare istantaneamente. Le correnti di Foucault o correnti parassite sono un'altra manifestazione della legge di Faraday, Neumann-Lenz. Queste correnti si formano all'interno di un conduttore massivo quando è sottoposto a un campo magnetico variabile. Sebbene spesso considerate un effetto indesiderato, le correnti di Foucault trovano applicazioni utili, ad esempio nei freni magnetici o nei forni a induzione. La legge di Faraday-Neumann-Lenz ha anche importanti implicazioni nella teoria della relatività di Einstein. Infatti, il fenomeno dell'induzione elettromagnetica può essere interpretato in modo diverso a seconda del sistema di riferimento dell'osservatore. Ad esempio, un conduttore in movimento in un campo magnetico statico sperimenta una forza elettromotrice indotta, ma dal punto di vista del conduttore è il campo magnetico a muoversi, producendo un campo elettrico che causa il movimento delle cariche. Questa legge gioca un ruolo cruciale anche nelle moderne tecnologie di comunicazione. Le antenne, ad esempio, funzionano sulla base del principio di induzione elettromagnetica.
Un campo elettromagnetico variabile che incide su un'antenna induce una corrente elettrica che può essere elaborata per estrarre l'informazione trasmessa. Nel campo della fisica delle particelle, la legge di Faraday-Neumann-Lenz è fondamentale per comprendere il funzionamento degli acceleratori di particelle. In questi dispositivi, i campi magnetici variabili sono utilizzati per accelerare particelle cariche a velocità elevatissime. È importante notare che la legge di Faraday-Neumann-Lenz è una legge macroscopica che descrive il comportamento medio di un gran numero di particelle cariche. A livello microscopico, il fenomeno dell'induzione elettromagnetica può essere spiegato in termini di forza di Lorentz agente sulle singole particelle cariche in movimento.